Mister Alessandro Lupo, prima sconfitta stagionale in campionato dell'Imperia, un grandissimo Arenzano, bisogna dirlo questo, e l'Imperia direi sottotono. Sì, arrivavano sempre prima, hanno meritato perché hanno espresso un gioco migliore e noi dobbiamo lavorare per cercare di trovare una soluzione diversa da prestazioni tipo quelle di stasera, anche se al netto dei gol li abbiamo proprio regalati, però da un punto di vista proprio nell'economia della partita ci sta che l'Arenzano abbia vinto Ecco sì, meritatamente. un'Imperia anche forse un pochino compassata a volte, no? Anche un pochino sicuramente sotto ritmo, ma anche un attendista a volte. Sì, non abbiamo fatto bene, di questo mi prendo le responsabilità io perché sono il primo a dover per farlo, perché è giusto così, però dobbiamo guardare avanti e cercare di lavorare per migliorare tutto ciò che è stato fatto di brutto oggi perché è stata veramente una partita sottotono. Ecco, come te la spieghi questa partita dopo comunque un avvio di stagione positivo? Domenica scorsa era arrivata una vittoria importante, una prestazione importante. Me la spiego che loro erano molto più brillanti di noi, arrivavano sempre prima sulla palla e noi abbiamo proposto poco, dando anche qualche giocatore, magari era anche un po' sottotono, ma ripeto, non è una critica la mia perché il primo responsabile sono io e da questa situazione dobbiamo cercare di trarne anche dei vantaggi da un punto di vista mentale per cercare di capire che bisogna fare di più. Anche nel finale di gara avete davvero creato poco. Sì, abbiamo creato poco perché, ripeto, loro arrivavano sempre per primi sulla palla, erano molto più aggressivi, molto più reattivi. Questo è quello che ho notato. Poi, chiaro, il calcio ha fatto anche dei episodi. Sul 2-2 pensavo di poter, quando si sono allungate le squadre, di poter fare qualcosa in più, invece l'hanno fatta loro e tanto merito a loro e tanti demeriti nostri. Sì, perché poi si è passato subito al 4-2-3-1, no? Dopo subito aver riacciuffato la partita per provare poi No, a quel punto l'avevamo a fatto vincere. prima per riacciuffarla, siamo riusciti a farlo, poi dopo però. Ma non è una questione di equilibrio, è questione che, ripeto, erano molto più reattivi di noi, molto più pesantemente, con molta più garra di noi. E questo ci deve far riflettere per cercare di. Comunque, è una battuta d'arresto che ci può, tra virgolette, far bene perché dobbiamo capire che il campionato è questo qui. Anche se l'Arenzano mi ha impressionato per come ha giocato e credo che in tanti qui lasceranno punti. Ecco, l'ultima battuta te la chiedo sul nuovo acquisto, dal primo minuto, tutta la gara disputata, subito ho avuto anche un'occasionissima all'inizio della gara, un tuo Sì, commento. è arrivato ieri, ha giocato oggi, cioè non pretendevo che ci facesse vincere la partita, perciò bisogna aspettarlo. Il ragazzo c'è perché ha delle grandi qualità, quindi lo aspettiamo e lavorando, secondo me, si può far bene.